Diciamo che mentre porto giù il cane a fare i bisogni, vi racconto questa cosa. Oggi un'amica mia ha ricevuto un messaggio audio su WhatsApp, è preoccupatissima, me l'ha girato subito dicendo: "Ma che è sta roba? Spiegami." Un suo cliente di un mese fa, lei ha un bed and breakfast, un suo cliente le ha mandato una specie di cantilena in arabo. E lei non capiva ovviamente cosa dicesse questa roba. Era una recita del Corano che lui l'ha spedito. Il cliente è dell'Arabia Saudita, come sapete tutti, adesso c'è il Ramadan. E mandare un verso del Corano in generale, cioè oddio, siamo abituati magari che ci sono i gruppi, le persone mandano messaggi su WhatsApp con i video porno, le varie barzellette inutili. Per alcune persone magari mandare dei versi del Corano e mandare tipo un raggio di luce o un buon augurio, è come a Natale o a Pasqua si mandano quei video scherzosi in cui si fanno gli auguri alle persone. In questo caso, vi saluta anche il mio cane che sto portando adesso in giro. In questo caso questo cliente le ha mandato un verso del Corano. Ed era una recita di una parte di una sura è un capitolo del Corano praticamente, che parlava del messaggio che Dio ha comunicato a Isa. Isa è il nome di Gesù, Cristo, di Yeshua praticamente in arabo. E come Dio dialogava con lui, gli diceva: "Ma io ti ho detto di comunicare alle persone di me, o di te, di tua madre, e dello Spirito Santo, eccetera." E lui gli ha detto: "No, Dio, lo sai che io gli ho comunicato di te, di seguire te, ma poi gli umani hanno fatto quello che hanno fatto, tu sai che io comunque sono devoto a te, eccetera." E la cosa che mi faceva ridere è che lei si è agitata subito. E vabbè, giustamente non capendo di che si tratta. Ma adesso c'è il mese di Ramadan. E sono gli ultimi 10 giorni di questo mese. E oggi che capita come lunedì, 4 di giugno, sarebbe la notte del destino. È la notte del destino, è Laylat al-Qadr, è una notte in cui si dice che c'è il cielo illuminato e vengono risposte. Si è spento il telefono un attimo, quindi non so fin dove sono arrivato. Comunque stavo dicendo che adesso siamo negli ultimi 10 giorni del Ramadan, a partire da oggi, tipo, e c'è la notte del destino, che è oggi lunedì 4 giugno, in cui si dice che il cielo è più illuminato e che vengono risposte le preghiere delle persone, perché è la notte in cui sono stati comunicati al profeta i primi versi del Corano. Quindi è una notte molto speciale in cui si dice che c'è una potenza forte. Il fatto che quella persona le abbia mandato una recita dei versi del Corano è come aver fatto appunto gli auguri a questa mia amica, dove lui è stato ospite nel bed and breakfast e si è trovato molto bene probabilmente. Detto ciò, è strano vivere la notte del destino qua così in sordina, tra virgolette, dove invece in altro paese viene vissuta molto fortemente come un giorno molto importante per le persone. Questo è tutto. Ciao.